dimmi se viene qualcuno. I classici, si sa, sono sempre i classici. La storia di Marcellino, sì, proprio lui, Marcellino Pane e Vino, ha fatto centro su più di una generazione di spettatori, aprendo la strada in maniera semplice, diretta e commovente al dialogo con la figura di Gesù. Questa sera uno di voi mi tradirà. Un Gesù d'antologia e anche di bell'aspetto è quello che fa da protagonista al grande classico della Metro-Goldwyn-Mayer, Il Re dei Re, con la voce narrante in originale di Orson Welles e quelle dei doppiatori italiani Rita Simoneschi e Nando Gazzolo. Un film che racconta l'infanzia, la predicazione, la passione e la morte di Gesù, da vedere e da rivedere, trovando sempre, come in tutti i classici, qualche spunto nuovo. Si muovono su terreni più alti, ma non per questo meno affascinanti, altre pellicole. Il Grande Silenzio, scoperta della Mostra di Venezia insieme al suo regista Philip Cronin, ci propone 180 minuti di silenzio e di vita tutt'altro che contemplativa. Lo spettatore si ritrova da solo con se stesso. Una vera e propria sfida con il grande schermo e ovviamente con qualcuno di molto più alto. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi, mentendo per causa mia. Classico che più classico non si può, il Vangelo secondo Matteo, firmato Pierpaolo Pasolini, prima contestato e poi recuperato e addirittura acclamato, insieme al suo protagonista, il sindacalista, allora Enrique Irazoqui. Decisamente più forte, in qualche momento addirittura cruda, la ricostruzione davvero della più grande storia mai raccontata, The Passion di Mel Gibson, uno di quei film che restano con un cast di stelle, una visione estetica, un linguaggio destinato a far breccia nell'occhio e soprattutto nel cuore dello spettatore. E poi c'è la televisione, un titolo per tutti, Il Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, mentre oggi è la volta del precursore, presentato nei giorni scorsi alla Filmoteca Vaticana, realizzato in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. 55 minuti in cui raccontare con cuore, passione e senza sconti la figura di Giovanni Battista. Il linguaggio è quello della fiction, nei panni di Giovanni Battista c'è Francesco Castiglione, una delle star di Don Matteo, mentre ad accompagnare il racconto è la sapiente lettura del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. E questa danza è diventata poi, nell'interno della storia della musica e dell'arte, uno dei luoghi classici. Se l'esperimento avrà successo, potrebbe essere l'inizio di una nuova serialità dedicata, per così dire, non più ai primi ma ai secondi, sempre però con la finalità dell'annuncio.